Salve a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi torna su questi schermi il Book Haul, che manca da un po', ma non certo perché io abbia smesso di acquistare libri, ci mancherebbe altro, però devo dire che negli ultimi 2 mesi, 2 mesi e mezzo ho acquistato un po' meno del mio solito e quindi ho dovuto aspettare un po' di più prima che si formasse una discreta piletta di libri nuovi da mostrarvi. Adesso ci siamo anche perché in questo momento sono attive diverse promozioni interessanti, soprattutto Bompiani, Fazi e Il Saggiatore, e quindi mi aspetto di acquistare altrettanto nelle prossime settimane. In più ho anche fatto un ordine sul Libraccio e quindi insomma, prima che la pila diventasse gigantesca, ho detto facciamo un primo book haul e poi più avanti sicuramente ne arriverà un altro. Allora, che cosa ho acquistato? Ho fatto qualche acquisto di libri nuovi approfittando di alcune promozioni che ci sono state nel periodo estivo. Ho acquistato qualcosina sul Libraccio, ho comprato qualche libro in edicola, c'è stato anche poi un'offertona su IBS per cui c'erano diversi titoli scontati al 40% se se ne comprava almeno due, quindi insomma alla fine mi sono portata a casa un po' di libri anche ad un prezzo abbastanza accettabile considerando quanto costano i libri al momento. Quindi adesso vi mostrerò i miei acquisti, prima però come al solito vi invito a lasciarmi qui sotto un commento intanto per sapere la vostra sui libri che vi mostrerò, che sono praticamente tutti libri non letti. E quindi mi fa piacere avere un vostro parere se per caso li avete letti o sapere se anche a voi interessano, magari anche voi li avete acquistati di recente. E poi vi ricordo che se vi piacciono i miei contenuti e volete sostenere il canale, potete farlo semplicemente iscrivendovi, commentando, piacciando e condividendo i miei video. E se poi potete volete fare qualcosa di più, qui sotto in descrizione trovate tanti modi per farlo. C'è la wishlist pubblica su Amazon per mandare un regalo libresco al canale, c'è la pagina Ko-fi per offrirmi un simbolico tè tramite PayPal, aiutarmi magari con l'acquisto di nuove attrezzature per il canale e poi ci sono anche tutti i link affiliati ad Amazon, vi lascerò tutti i libri linkati anche solo per insomma andare a leggervi le trame, che lo sapete io non leggo mai la quarta di copertina durante i video, così insomma se volete approfondire avete il link diretto qui sotto, ma lo sapete, se acquistate attraverso quei link per voi non cambia niente, ma io ricevo una piccola commissione. Qui sotto in descrizione trovate anche tutti gli altri miei contatti social. Se vi va di seguirmi anche su Instagram, TikTok, Goodreads o se vi volete unire al mio gruppo di lettura dedicato quest'anno ai romanzi familiari. Bene, allora, formalità sbrigate, cominciamo con i libri. Allora, i primi due che vi mostro sono due titoli che sono usciti in edicola per RBA nella collana che si chiama Piccoli tesori della letteratura, se non ricordo male. È una collana in cui sono pubblicati classici, ma classici di piccole dimensioni, da qui il titolo, quindi o romanzi brevi o racconti lunghi, diciamo così. La cosa interessante è che gran parte dei titoli che vengono pubblicati in questa collana non sono i soliti classici, famosi, che tutti hanno letto, ci sono anche quelli, infatti io ve ne mostrerò un paio molto famosi, ma ci sono anche titoli meno noti, diciamo opere considerate secondarie di alcuni grandi autori e autrici della letteratura. Io non voglio seguire l'intera collana, vorrei recuperare alcuni titoli, il che mi sta rimanendo piuttosto complicato perché lo sapete, soprattutto se abitate magari in un piccolo centro, le edicole stanno andando sparendo. Io avevo una sorta di, diciamo, un'edicola di fiducia nella quale avevo depositato a suo tempo una lista per la collana Storie senza tempo, quella che vedete sempre alle mie spalle, con tutti i titoli che mi interessavano, e loro mi avevano tenuto da parte i volumi, ecco, me li avevano ordinati e quindi avevo preso esattamente tutti i titoli che mi interessavano. Questa edicola non è più un'edicola e quindi io mi sono dovuta rivolgere altrove, ma ci sono stati una serie di disguidi, per cui ho l'impressione che questa seconda edicola, che è l'ultima rimasta nel mio paese, non sia così affidabile e quindi non so come farò a recuperare i volumi successivi. Non voglio fare l'abbonamento perché, come vi ho detto, non mi interessano tutti i titoli presenti in questa collana. Vediamo un po', magari richiedendo gli arretrati, non lo so, mi devo arrangiare in qualche modo. Intanto però ho preso questi due, li ho presi principalmente per averli in delle edizioni carine, perché sono entrambi libri che ho già letto.
Però mi piaceva appunto recuperarli in questa edizione. In più, la prima uscita era a 3 euro, se non sbaglio, e quindi insomma valeva la pena recuperarlo. E i due libri in questione sono questi. Il primo è Una stanza tutta per sé di Virginia Woolf. L'edizione, come vedete, è questa qui, è abbastanza piccola di formato, è cartonata e hanno queste decorazioni, diciamo così, floreali. La traduzione che trovate all'interno è quella di Garzanti e l'impaginazione si presenta in questo modo. E appunto questo era il volume disponibile a 3 euro. E Una stanza tutta per sé di Virginia Woolf è uno dei miei libri classici, ma libri in generale preferiti, e quindi ci tenevo ad averlo anche in un'edizione così, diciamo così, da collezione. E poi ho recuperato anche Il grande Gatsby di Fitzgerald, anche questo stessa cosa, piccolo formato, cartonato. In questo caso la traduzione che trovate all'interno è quella Feltrinelli e questa è l'impaginazione. Anche Il grande Gatsby l'ho già letto, non è uno dei miei classici preferiti in assoluto, però comunque l'ho apprezzato e mi faceva piacere averlo. Avrei voluto recuperare anche Il fantasma di Canterville di Oscar Wilde, che è stata la quarta uscita, è uscito qualche giorno fa, ma appunto non ho avuto ancora tempo di passare in edicola e chissà se ce lo troverò. Ad ogni modo vi lascerò in descrizione il link diretto dove trovate anche il piano dell'opera e vi consiglio di darci un'occhiata perché, come vi dicevo, ci sono anche tanti classici poco noti, ci sono diversi titoli di Zweig che onestamente in italiano si trovano solo in edizioni piuttosto bruttine, ci sono alcuni titoli di Renan e Mirowski, c'è diversi racconti di Fitzgerald, non soltanto il grande Gatsby, ma anche alcuni suoi racconti tra virgolette minori, c'è anche un testo di Catherine Mansfield, che è un'attrice che appunto anche qui in Italia si trova pubblicata da edizioni non proprio bellissime, insomma. Dateci un'occhiata perché secondo me ci sono dei titoli interessanti, magari non sono così facili da recuperare, ma se abitate in una grande città sicuramente un'edicola che ve lo tiene da parte lì li trovate. Io purtroppo vivo nella provincia sperduta, no, vabbè, non così sperduta, però insomma c'è sempre qualche difficoltà in più. Poi vi mostro un libro, qua invece ci spostiamo nella letteratura contemporanea, che in realtà vi dovevo mostrare nel book haul precedente, ma l'avevo messo da un'altra parte e me l'ero dimenticata, quindi ve lo faccio vedere adesso, ed è Agnese va a morire di Renata Viganò, edito in audio. Questo l'ho recuperato usato da Libraccio. Vi faccio vedere anche l'interno. Era un testo che volevo prendere da tanto tempo e appunto ne ho approfittato trovandolo usato, dato che dovevo acquistare anche altre cose su Libraccio. È ovviamente un testo di letteratura partigiana, che però ha la particolarità di essere scritto da una donna e di avere come protagonista appunto una donna, che è un tipo di testimonianza, di racconto che non è così diffuso se poi si va a vedere i testi più famosi della letteratura partigiana e della Resistenza italiana. Da quello che ho capito è proprio un romanzo, quindi non è una cronaca, non so nulla della trama, proprio dell'intreccio, lo scoprirò leggendolo, mi bastava appunto il contesto. Io ho questa lacuna di aver, infatti ho letto pochissimo di letteratura partigiana, ho letto soltanto due titoli e sono due titoli che non mi sono piaciuti perché sono due titoli piuttosto sperimentali. Infatti avevo letto anni fa Uomini e No di Vittorini, che non ricordo per niente, ma l'avevo letto al liceo e non mi era piaciuto per nulla, cioè proprio non l'avevo capito, a dire proprio la verità. E poi all'università ho letto I piccoli maestri di Meneghello, però a me Meneghello non piace per niente, proprio non mi piace come scrive, non mi piace per nulla proprio come scrittore, e quindi anche quel romanzo lì, che pure ho conservato perché quello lì è proprio una testimonianza di letteratura, dell'esperienza della Resistenza, perché lui lì racconta, cioè non c'è niente di romanzato, racconta proprio le sue vicende autobiografiche, insomma quello che è successo nel periodo in cui era partigiano. Ecco, però anche quello non è che mi abbia convinto, per quanto sia stato il romanzo di Meneghello che mi è piaciuto di più. Quindi volevo recuperare altro e mi sembrava interessante partire proprio da Renata Viganò. Fatemi sapere ovviamente se l'avete letto. Rimaniamo nel mondo delle autrici perché, approfittando
di una promozione su IBS, appunto, come vi dicevo all'inizio, c'era tutta una selezione di titoli anche molto ampia, scontata al 40%, e ovviamente bisognava un po' scavare per trovare dei titoli interessanti, però c'erano alcuni romanzi di Annie Ernaux. E proprio in quel periodo io avevo letto e amato L'evento. Vi lascio il wrap-up di luglio, dove appunto vi recensivo quel libro, e mi è sembrato un segno, cioè avevo appena finito di leggere L'evento e ho visto che c'erano altri suoi libri in sconto, tra l'altro due dei suoi romanzi più famosi, e ho detto va bene, li prendo entrambi, tanto è una scrittrice talmente unica e dà uno stile di scrittura talmente bello che sicuramente mi convinceranno anche altri suoi titoli. E quindi ho recuperato questi due, Il posto e gli anni. Allora, Gli anni è sicuramente il suo testo più famoso e probabilmente anche uno dei più corposi. Ed è, al pari di tutti gli altri libri di questa autrice, un testo autobiografico. Però questo forse è il più autobiografico di tutti, nel senso che Annie Ernaux traccia proprio una sua autobiografia e racconta proprio tutti gli anni della sua vita, dagli anni 50 al presente, quindi dal dopoguerra in poi. E come sempre succede con i testi di Annie Ernaux, questo racconto, che è un racconto molto personale, perché appunto lei racconta la propria vita, la propria esperienza, si fa però anche racconto corale, in questo caso racconto di una generazione, e la sua vita, per ovvi motivi, si va intrecciando con tutti i grandi eventi della seconda metà del Novecento. Sono molto molto curiosa di leggerlo, tra l'altro lo trovate disponibile anche in audiolibro sia su Storytel che su Audible, come trovate disponibile in audiolibro anche Il posto. In questo caso, anche qui, testo autobiografico che però, oltre a raccontare dell'autrice, racconta e si concentra soprattutto sulla vicenda del padre. Padre che nasce in una famiglia di contadini, quindi inizialmente anche lui è un contadino, ma piano piano compie un'ascesa sociale fino a diventare commerciante, proprietario di un negozio in un piccolo centro della Normandia. Quindi anche questo molto molto interessante, si va un po' più indietro nel tempo, cronologicamente parlando, ovviamente rispetto agli anni, però anche questo mi ispira parecchio. Tra l'altro trovo che le edizioni dell'Orma siano molto belle e molto eleganti, anche proprio a livello tattile, perché hanno queste copertine in cartoncino, ma anche proprio la grafica scelta, non lo so, così commento estetico, mi piacciono molto. Poi ad agosto, come praticamente ogni anno, ci sono stati gli sconti sui libri dell'editore Sellerio, che è un editore forse più famoso per i gialli, perché pubblica, oltre ad aver pubblicato tutta l'opera di Camilleri, pubblica anche tanti altri autori di gialli molto famosi, molto popolari. Uno fra tutti mi viene in mente è Marco Malvaldi, ma ce ne sono molti altri. E sapete che io il giallo lo frequento poco. Camilleri mi piace, è un po' il mio guilty pleasure, tra virgolette, perché non c'è nulla di colpevole nel leggere Camilleri, anzi, io trovo i suoi gialli molto molto interessanti. Io ho un debole per Montalbano e tutti gli altri suoi personaggi. Mi piacciono molto anche i suoi romanzi storici, che sono sempre pubblicati per Sellerio, ma poi io non frequento molto il genere giallo, soprattutto il giallo quello seriale, ecco. Però la Sellerio ha anche altre collane, una in particolare in cui pubblica romanzi, romanzi abbastanza disparati, anche se c'ha una certa attenzione per autori, diciamo, provenienti dall'est Europa, o comunque da contesti non troppo mainstream. Poi ci si trova un po' di tutto in quella collana, ci sono autori italiani, ad esempio l'anno scorso ha fatto grandissimo successo I miei stupidi intenti di Zannoni, che ha pubblicato in quella collana lì, che non ricordo come si chiama assolutamente, però insomma pubblica anche libri di autori che non sono necessariamente anglosassoni, e questo volevo dire, che sono poi quelli più diffusi. Io ho letto di quella collana lì l'anno scorso La figlia di Clara Ozon, che avevo trovato interessante per alcuni aspetti, ma non mi aveva entusiasmato. Però ho voluto ritentare con altri due titoli. Uno,
famosissimo, super popolare, uno un po' meno. Cominciamo da questo. Lo puntavo da un po' e eccolo qui, ho acquistato gli invisibili di... Non ce la posso fare a pronunciare sto nome. Pavtim Statovci, spero. Che appunto avevo puntato da un po' fin dall'uscita. È abbastanza breve, come potete vedere. Vi faccio vedere anche com'è impaginato all'interno. È decisamente molto leggibile. Ed è un romanzo che avevo trovato molto interessante per il tipo di storia raccontata, ma soprattutto per l'ambientazione. È infatti un romanzo che racconta la storia di due giovani uomini che si incontrano all'università e si innamorano. Qual è però la particolarità? È che uno è serbo di origine e l'altro albanese. E questa loro storia si va proprio ad ambientare nel periodo della guerra. Infatti loro due si trovano in Kosovo e poco dopo scoppia appunto la guerra e quindi albanesi e serbi diventano definitivamente nemici. Quindi una sorta di Romeo e Giulietta però traslata in un contesto contemporaneo e con appunto due protagonisti omosessuali. Molto interessante perché si va ad esplorare il contesto della guerra, ma si va anche ad esplorare il contesto dell'omosessualità in un ambiente in cui ovviamente non era assolutamente accettata, anzi al contrario era condannata. In più c'è appunto anche il fattore del conflitto e della provenienza etnica che dovrebbe dividere i due protagonisti. Sono molto curiosa di questo autore, ho sentito parlare molto bene sia per questo romanzo ma anche per il suo testo precedente che mi pare si chiami Le Transizioni, anche quello mi incuriosisce, quindi insomma vediamo. E poi l'altro libro che ho preso, questo famosissimo, sarete anche un po' stufi e stufe di vederlo da tutte le parti. Io ho tentennato a lungo, è entrato e uscito dalla mia wishlist più volte, però alla fine mi sono fatta convincere, la curiosità ha vinto e approfittando dello sconto, più avevo un piccolo buono da 5 euro, ho recuperato Una vita come Tante di Anya Yanagihara, spero si pronunci così, che è questo bel mattoncino di 1000 pagine di cui hanno parlato tutti e che ho sempre l'impressione che abbiano letto tutti, tranne me. Diciamo che è un testo molto popolare ma che spacca il pubblico, c'è chi l'ha adorato, per tanti è diventato il libro della vita, il libro preferito in assoluto, ma ci sono anche tanti che lo hanno odiato e che non l'hanno apprezzato per niente. Io non so se può essere un libro che fa per me, soprattutto perché da come ne ho sentito parlare è un libro che va a pigiare molto sul tasto del dramma, del lacrimevole, ecco, diciamo così, e quindi non lo so se può fare al caso mio, non perché io non ami i libri, i romanzi drammatici, anzi, diciamo che è più il contrario, è difficile trovare dei romanzi allegri e rilassati nella mia libreria, però ecco, non amo molto la morbosità, ecco, il voler andare per forza a mettere il dito nella piaga. Ovviamente io non so quanto questo appunto, diciamo, questo pregiudizio che mi sono formata su questo romanzo sia vero, perché appunto non l'ho letto in prima persona, lo scoprirò leggendolo, è proprio per scoprirlo che l'ho recuperato, perché comunque sono anche molto curiosa di capire perché questo libro è piaciuto così tanto e ha avuto così tanto successo. Parliamo di un libro anche bello corposo, quindi che richiede anche un certo impegno di tempo per essere portato a termine, quindi vedremo, vedremo se sarà di mio gusto, ecco. Mi intriga però la trama perché parla, è un romanzo corale, aspetto che io apprezzo sempre tanto, è ambientato a New York, racconta la storia di un gruppo di amici che provengono da una realtà di provincia, la provincia statunitense, e che da quando sono trasferiti a New York per studiare, poi per lavorare, sono sempre rimasti legati fra loro, hanno formato una sorta di piccola famiglia per sostenersi a vicenda. Al centro di questo gruppo di amici c'è poi il protagonista, quello che poi è effettivamente il protagonista della storia, ovvero Jude, che è un giovane avvocato dal passato travagliato e che è un po', diciamo, l'ago della bilancia di questo gruppo di amici, ma è anche la persona attorno alla quale tutte le altre si stringono appunto per dargli sostegno. Dovrebbe essere una storia almeno di un tentativo di riscatto dopo un passato appunto difficile,
Vediamo, vediamo. Io continuo a essere estremamente curiosa. Non credo lo leggerò a breve perché per questa fine dell'anno, lo sapete, ho in programma altre letture, anche letture molto corpose come L'ottava vita che leggeremo col mio gruppo di lettura a novembre e dicembre. Quindi lo rimandiamo all'anno prossimo, però insomma sono contenta di averlo recuperato. Sempre approfittando di varie promozioni del 20%, a settembre ho acquistato tre saggi, due editi da Tlon e uno edito da La Terza. Allora, di Tlon ho preso due saggi. Il primo è opera di un autore, dovrebbe identificarsi col genere maschile, quindi spero di non sbagliare. Jude Ellison, Sadie Doyle, che già conoscete, insomma, se seguite il mio canale, ma in generale perché se ne è parlato molto per il suo testo precedente, ovvero Il mostruoso femminile, che mi è piaciuto tantissimo. È un bellissimo saggio, una bellissima riflessione appunto su come il femminile venga rappresentato sotto forma di mostruoso all'interno di, soprattutto si parla di film horror, ma in realtà si parla molto anche di letteratura, si parla di cronaca nera, insomma di tanti aspetti della medialità e di che cosa effettivamente si celi dietro a questa rappresentazione mostruosa. È un saggio molto affascinante, ma anche molto scorrevole da leggere perché la sua penna è veramente molto scorrevole, molto piacevole e anche molto ironica. E io ho adorato quel saggio che tra l'altro trovate disponibile anche su Audible perché è uscito recentemente in audiolibro e recentemente Tlon ha pubblicato un'altra sua opera, ovvio, oddio, recentemente l'anno scorso in realtà, ma io aspettavo questi sconti per recuperarlo. Anche questo ha una bellissima copertina, come potete vedere. E si chiama Spezzate. Il sottotitolo, che io ora qui non riesco a leggere perché sono senza occhiali, dice qualcosa del tipo perché ci piace vedere le donne fallire. Ed è proprio di questo che parla il saggio, ovvero del perché spesso e volentieri ci si sofferma su storie di donne spezzate, di donne che hanno fallito e perché c'è tanta attenzione, spesso anche morbosa, su questo tipo di storie piuttosto che su storie di donne che invece hanno successo. Sono molto molto curiosa, anche questo lo trovate disponibile in audiolibro su Audible, questo è l'interno. Purtroppo lo sapete, io non amo molto il font utilizzato da Tlon perché è un po' sottile e mi fa poco contrasto sulla pagina, faccio un po' di fatica, motivo per cui credo che questo libro io me lo ascolterò tenendo però il cartaceo davanti per sottolineare come faccio sempre con i saggi, ma sicuramente l'audiolibro mi aiuterà tantissimo. Non vedo l'ora di leggerlo, lo aspettavo dall'uscita, stavo proprio aspettando gli sconti di Tlon per recuperarlo. Poi, altro libro che ho recuperato, questo in realtà non l'avevo in wishlist, però dopo aver letto il libro di Maura Gancitano, Specchio delle mie brame, mi è venuto voglia di recuperarlo ed è questo qui, sempre di Maura Gancitano, però qui in collaborazione con Andrea Colamedici, che poi sono i fondatori di Tlon, la società della performance. È un concetto che torna spesso nei libri di Maura Gancitano, ma in generale all'interno della sua, diciamo, teoria filosofica e niente, dopo che appunto l'aveva citato nel libro Specchio delle mie brame, mi è venuta la curiosità di recuperarlo. Non è un libro particolarmente corposo e tra l'altro anche questo lo trovate disponibile in audiolibro su Audible, anche qui vi faccio vedere l'interno. Questo, a differenza di Spezzate, che è più legato al mondo del femminismo, si concentra invece proprio su una riflessione sulla nostra società e su come appunto sia diventata una società in cui mostrarsi e apparire sia diventato più importante che essere, o meglio, in cui performare, ma soprattutto condividere con gli altri la propria performance, la propria vita, le proprie imprese, le proprie azioni, sia diventato come un qualcosa di fondamentale, quasi un elemento esistenziale. Sono molto curiosa di leggere questo libro. Io a volte guardo con un po' di sospetto a questo tipo di analisi, perché a volte le trovo poco equilibrate, ma soprattutto distruttive, ma non costruttive. Nel senso che sì, ti smontano tutte le problematiche della nostra società, ma poi non ti offrono grandi soluzioni.
Vediamo, vediamo se questo testo invece mi convincerà. Sicuramente le pubblicazioni di Tlon hanno il pregio di essere molto accessibili, anche molto scorrevoli da leggere. Poi, dell'editore La Terza ho recuperato invece un saggio di critica letteraria, ovvero questo qua, il romanzo inglese di Paolo Bertinetti. Questo lo aveva consigliato Ilenia Zodiaco, parlando appunto del suo progetto di lettura dei mattoni inglesi, e in generale avevo bisogno di un testo per approfondire il romanzo inglese perché amo molto i classici inglesi, ne leggo tanti e alcuni ancora mi mancano. Per esempio, non ho mai letto nessun grande romanzo di Dickens, solo Il Canto di Natale, e quindi avevo bisogno di un saggio per approfondire la materia perché io non ho mai studiato a livello universitario la letteratura inglese. È stata tolta tra l'altro l'esame di letteratura inglese dal mio percorso di studi proprio l'anno prima, cioè l'ultimo anno che ha fatto anche l'esame di letteratura inglese in traduzione è stato l'anno precedente al mio, gli immatricolati dell'anno precedente, e quindi io non ho mai avuto la possibilità di studiare a livello universitario un po' la letteratura inglese, cosa invece mi sarebbe piaciuto molto fare, e l'ho studiata un po' al liceo, però in modo veramente molto semplicissimo. E quindi vorrei un attimo approfondire, anche perché non soltanto per mio interesse personale, perché studiare la letteratura mi piace tantissimo, approfondirla anche attraverso i saggi mi piace moltissimo, ma anche per poi parlarvene in modo più consapevole anche qui sul canale. Questo è un saggio abbastanza breve, come potete vedere, quindi me lo aspetto molto sintetico, perché poi si va dal 700 fino ai giorni nostri e si traccia tutto il percorso del romanzo inglese che si è manifestato in varie forme attraverso varie autori e autrici, quindi sicuramente sarà una trattazione sintetica, me l'aspetto però anche abbastanza accessibile, e che vi devo dire, ci sono citati alcuni dei miei autori e autrici preferiti, Charlotte, le sorelle Bronte, Virginia Woolf, Jane Austen ovviamente, insomma, ci sono tanti autori e autrici interessanti, si arriva praticamente fino alla contemporaneità o quasi, e quindi niente, non vedo l'ora di leggerlo, anche questo vorrei approfondirlo. Breve. Gli ultimi volumi che vi mostro sono volumi illustrati. I primi due li ho appunto recuperati su IBS, come dicevo, grazie a quella promozione per cui c'erano tanti titoli scontati al 40%, ed effettivamente era molto conveniente recuperare questi titoli che, essendo volumi illustrati o comunque edizioni speciali a prezzo pieno, costano abbastanza. E ho recuperato La vite dei santi di Leigh Bardugo. Questo ve l'avevo già mostrato perché ve ne avevo parlato nel di luglio, se non sbaglio, ed è semplicemente un volume da collezione, però molto bello perché all'interno ha questo tipo di illustrazioni. È un volume ovviamente ispirato alla trilogia Grisha, perché Le vite dei santi è un po', diciamo, il testo sacro di una delle religioni che si trovano, le religioni appunto in cui si venerano i santi, che si trova all'interno del mondo creato da Leigh Bardugo, ed è anche un libro molto importante all'interno della trama, soprattutto della trilogia Grisha. E questo io lo puntavo da tanto tempo perché effettivamente è molto bello esteticamente, sia per quanto riguarda la copertina che le illustrazioni interne, e avendolo trovato scontato ne ho approfittato. L'ho anche letto, anche questo lo trovate disponibile su Audible. Non è niente di che, non è una lettura imperdibile ovviamente, però come testo da collezione mi fa molto piacere averlo in libreria. E poi ho recuperato questo qui che è bellissimo, cioè non so se si vede perché fa un riflesso pazzesco con la ringlet, però è un volume della Ippocampo stupendo. Bellissimo, ed è fondamentalmente un saggio sui profumi, perché si chiama Profumo alla ricerca della tua fragranza. L'autore è Neil Chapman, e in realtà all'interno non è così illustrato, è effettivamente un saggio che vi racconta tutto ciò che c'è da sapere sul mondo dei profumi. E siccome io sono appassionata di profumi, ma sono ben consapevole di essere molto ignorante, puntavo a questo libro da tanto tempo. Tra l'altro, guardate anche questo dettaglio delle pagine dorate, che è bellissimo. Le edizioni Ippocampo sono sempre favolose.
E quindi niente, al momento in cui l'ho trovato in promozione l'ho subito messo nel carrello e semplicemente è un manuale, diciamo, per principianti che vi racconta come funziona la creazione di un profumo, la composizione delle fragranze e poi proprio le suddivide per tipologie, quelle agrumate, quelle talcate, eccetera, eccetera, e insomma vi spiega tutte le varie caratteristiche, così appunto da poter identificare la propria fragranza, le proprie preferenze, conoscendo, avendo qualche rudimento in più sul mondo dei profumi. Comprendo che è un qualcosa di estremamente di nicchia, però è un campo che mi interessa e in più il volume è effettivamente molto molto bello. Concludiamo con un altro volume che farà sicuramente un gran riflesso, ma è che è comunque stupendo, perché a settembre, in realtà credo siano attivi ancora, non so se quando pubblicherò questo video sarà ancora attiva la promozione. Comunque, Gribaud ha scontato tutto il suo catalogo del 20%. E se mi seguite da un po', sapete che io sono grande fan di questa casa editrice che pubblica dei volumi illustrati molto molto belli, che sono un po' dei compendi di vari argomenti, niente di particolarmente approfondito, ecco, però sono belli da leggere e da sfogliare perché sono molto illustrati e hanno delle bellissime copertine. E da un po' io puntavo a questo qui, Storia della magia e della stregoneria. Non si vede nulla anche in questo caso perché fa un riflesso pazzesco. Questo è il volume. Lo cercavo usato, non ero riuscita a trovarlo e quindi ho detto vabbè, è scontato il 20%, ne approfitto. Ed è quello che appunto si presenta, una storia della magia, dell'occulto, della stregoneria, dell'alchimia, insomma, di tutti questi aspetti a livello proprio mondiale. Quindi non ci si concentra solo sull'Occidente, ma si cerca di esplorare anche il voodoo, ad esempio, e altri aspetti della magia e dell'occultismo, se vogliamo. È molto bello perché, come vi dicevo, la trattazione sicuramente sarà molto sintetica. Io ancora non l'ho letto, quindi non vi so dire, però come vedete la parte scritta è minoritaria. È molto bello perché effettivamente è molto illustrato e quindi è anche bello da sfogliare. Poi ovviamente per approfondire ci sono altri saggi più curati, più accademici, se volete. Questa è una roba un po' più, insomma, sintetica e divulgativa, se volete, però è molto bello e io praticamente ormai li colleziono questi volumi della Gribaudo. Ovviamente costano cari, quindi cerco sempre delle occasioni, però tra l'altro Storia della magia, della stregoneria mi attirava tantissimo e mi sembra anche perfetto per il periodo autunnale. Non so se riuscirò a leggerlo perché i miei piani di lettura per questo mese sono abbastanza affollati, però mi piacerebbe veramente tanto e non si vedono molto, però qua su in questo scaffale qua c'è tutta la mia collezione di Gribaudo che ora comincia ad essere abbastanza sostanziosa perché in un modo o nell'altro ho recuperato vari loro titoli e ne ho letti solo alcuni purtroppo per il momento perché insomma i volumi illustrati sono un po' impegnativi da leggere. Ci vuole la giusta postazione perché sono pesanti, molto ampi, in più hanno questa carta patinata che riflette molto la luce, quindi mi affatica molto gli occhi, però piano piano me li leggo tutti perché sono tutti argomenti che mi intrigano tantissimo. Bene, questi erano i miei acquisti, i miei ultimi acquisti, ma come vi dicevo presto ne arriveranno altri. Io vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine, vi aspetto qui sotto nei commenti per sentire appunto la vostra opinione su questi libri e anche che cosa avete acquistato voi di bello di recente e noi ci vediamo nel prossimo video.